amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, sono Samuela Giove, questo è il mio canale, benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi una ricetta che vi darà la possibilità di riutilizzare il pandoro. È davvero molto facile da realizzare, ma vi garantisco che... ma vi racconterò tra un pochino. Prima però, come sempre, chiamiamo lei. La seconda sta del programma. 3, 2, 1, sigla! Che semplici passaggi e davvero pochissimi ingredienti per una realizzazione che creano un connubio davvero ottimale, è davvero saporitissimo, una crema al mandarino di una delicatezza e di una bontà spettacolare che va a abbracciare un contorno del pandoro, il pandoro che si presta benissimo a questa preparazione. Un ottimo modo per un festeggiamento, per un compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza, avvalendosi appunto dal fatto che non dovete realizzare pan di Spagna e nulla. Segnatevi la ricetta e guardate insieme questi pochissimi passaggi per preparare la nostra torta Pandoro. Quindi per preparare la nostra charlotte di pandoro, ottimo modo come vi dicevo appunto prima per riciclare il pandoro, dobbiamo preparare la nostra crema. Io ho scelto di realizzare una crema al mandarino che è molto saporita e senza uova, vi lascio tutti gli ingredienti, poi magari vi faccio un video per la preparazione, ma potete mettere la crema che volete. Poi di una base, ho scelto questa rossa che mi piace tantissimo, con un cerchio apribile più che altro di 22 cm. Una confezione di gocce di cioccolato, potete mettere benissimo insomma quelle che più gradite, io ne userò metà confezione, della panna montata, poi vi farò vedere dopo, e sua maestà il pandoro. Quello che vi consiglio sempre, scegliete sempre il pandoro di ottima qualità, perché poi lo troverete poi nella realizzazione e salterà ancora di più il sapore. Allora, cosa dobbiamo fare? Primo passaggio da fare è quello di tagliare la base del pandoro che non utilizziamo, ma che ovviamente noi non andremo a buttare perché insomma non si butta niente, poi è ottimo a colazione. Sentiste il profumo? Lo andiamo a riporre qua e andiamo a formare tre strisce, tre fette più o meno della stessa dimensione. Andiamo in questa maniera. Ok, questa è la prima. La seconda e la terza. Io sto utilizzando un pandoro da 750 grammi. Quindi abbiamo in questo modo realizzato tre stelle. Cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a prendere il nostro stampo, vedete tutto molto veloce, e ci andiamo ad adagiare la stella al centro. Vediamo quale è quella più adatta alla misurazione, poi ci vediamo dopo col passaggio successivo. Bene, ho posizionato la parte che ho scelto della fetta del panettone che ritenevo più ottimale. Consiglio furbo, per cercare di adattarla alla vostra teglia potete utilizzare il mattarello come ho fatto io e darci due o tre insomma, passate e vedete che si modellerà. Facciamo la stessa cosa adesso con le nostre altre fette e da ogni fetta ricaviamo 4 quadratini. Cerchiamo di essere non neanche tanto precisi, però di far insomma capitare le punte della stella verso l'alto, perché poi ci serviranno come decorazione e le andiamo a porre tutte intorno alla nostra stella. Bene, questo è il risultato che dovreste ottenere. Ovviamente potete insomma sbizzarrirvi anche col pandoro, nel senso che potete utilizzare anche un tipo di pandoro farcito. Io ho deciso di utilizzare questo normale e di andarlo poi a bagnare con del succo sempre di mandarino. Non ho fatto altro che spremere tre mandarini in base a quanto appunto lo volete voi morbido e l'ho allungato con un pochino di acqua. Adesso andiamo a spennellare bene bene tutta la nostra base, quindi siamo già a metà dell'opera, quindi non abbiamo quasi finito, e poi andremo
a preparare la farcia, che altro non è che un assemblaggio di panna montata e della crema che abbiamo realizzato prima. Quindi ci vediamo tra poco, vi faccio vedere il terzo e ultimo passaggio. Sto montando la panna e adesso ci aggiungo poco per volta la crema al mandarino, in modo tale di farle amalgamare i due composti in maniera ottimale. Continuo così, poi ci aggiungo le gocce di cioccolato e riporremo tutti nella cavità appunto della nostra torta. Bene, ci ho aggiunto alla nostra mousse anche delle scorzette di mandarino per richiamare il sapore della gelée che abbiamo realizzato e le gocce di cioccolato. Adesso non facciamo altro che riporre tutta questa goduria di crema perché solo il profumo in qualche cosa proprio già da mangiare così a cucchiaiate è una delizia e le andiamo a riporre tutto quanto sì. Io volevo farvi dare un minuto di silenzio per questa bontà. Andiamo a riempire tutto quanto il nostro guscio, bella piena, e poi andremo a riporre in frigo meglio per tutta la notte. Se la fate anche magari nel giorno stesso, basta anche 2 o 3 orette in frigo, però vi assicuro che fa la differenza prepararla il giorno prima per il giorno dopo. E poi vi faccio vedere la mia idea di decorazione. Più veloce di così si muore, davvero si muore, però lo so che volete vedere il prodotto finale, quindi scendete giù, scendete giù. Ah, guardate la bellezza di questa torta, io la trovo estremamente elegante, farebbe davvero invidia in una vetrina da pasticceria, perché è davvero spettacolare nella sua semplicità e di una raffinatezza davvero estrema. Guardate come ho bilanciato bene i colori, quindi il ribes che va a contrastare e richiamare il mandarino che è principe di questa realizzazione e come poi sono andata così a dare del contrasto con quelle stelline di zucchero. Sentiste il sapore e l'odore, soprattutto per il sapore, vi posso garantire che la crema è qualcosa di spettacolare e sono certa che tagliando la fetta, quando arriveranno i miei ospiti, il connubio Pandoro e questa crema al mandarino sarà a dir poco eccezionale. Avete visto pochissimi minuti del vostro tempo per una realizzazione davvero spettacolare. Io le immagino ma anche semplicemente sulle tavole dei vostri festeggiamenti. O se volete servire il pandoro in un modo particolare. Rifate la crema al mandarino, vi scriverò poi tutti gli ingredienti. Se volete vi faccio proprio un video a parte, se vi va. Quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella in modo tale che voi siete avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video. Mi raccomando tanti pollici in su e soprattutto tantissimi commentini, fatemi sapere se questa delicatezza di torta è di vostro gradimento. Come sempre, lo sapete, ci sentiamo su ogni mass media, sapete che sono su TikTok, su Facebook, dappertutto, Instagram, Stories, davvero dappertutto. Vi ricordo come sempre di condividere questo video, specialmente in questo periodo, perché magari potrebbe essere un'ottima soluzione per quell'amico o per quell'amico che magari hanno necessità di presentare ai propri commensali una torta, un dolce. Effetto molto particolare, ma davvero con una minima preparazione. Come sempre, vi ricordo anche che non perdere i miei video è assolutamente possibilissimo. Come fare? Qua sotto trovate una scritta, assolutamente non si paga nulla, quindi tutti questi passaggi, pochissimi passaggi, sono assolutamente gratuiti. Voi la pigiate, c'è scritto iscriviti, vedete, da rosso la fate diventare scuro. Con lo stesso principio, attivate la campanella e una notifica vi avvertirà tutte le volte che sulla piattaforma YouTube la vostra amica Samuela appunto pubblicherà un nuovo video. Vi ricordo come sempre che tutti i video escono puntuali come leggete qua sopra di me ogni venerdì alle ore 18. Se poi quando avete magari preparato la vostra imbandito la vostra tavola per una ricorrenza o per le feste con questa meravigliosa creazione e magari volete rilassarvi un attimino, lui, il mio libro Isole, è qui pronto a farvi compagnia, deliziandovi con qualche poesia d'amore. Io vi ringrazio per tutto il sostegno che il mio canale sta avendo, vi ringrazio davvero tanto e come sempre vi ricordo che con Samu in cucina ogni creazione è una creazione divina. Ci vediamo il prossimo venerdì, puntuali, puntuali. Ciao!